Bentornati ragazzi, siamo in questo nuovo video della Model SPDFR. Questa mattina giocheremo come unità Nox, che sarebbe la SWAT della polizia italiana, e come veicolo useremo questo Land Rover Discovery 4. Vabbè, lo useremo poco perché tanto siamo arrivati, e ora vi dico un po' cosa faremo. Come vedete lì c'è il palazzo in costruzione. Sul tetto si sono barricati i Vagos, minacciando di far esplodere delle bombe e di far crollare tutto se non gli diamo quello che vogliono. Hanno fatto delle richieste veramente assurde ed improponibili, come ad esempio vogliono il rilascio del loro boss che sta scontando la prigione a vita, cosa che non possiamo fare, e poi vogliono pure 5 milioni di euro in contanti. Quelli là, bene o male, glieli possiamo pure dare, però abbiamo scelto di non accettare le loro richieste, ma di intervenire. Infatti ragazzi, siamo qua per intervenire, cercheremo di fare irruzione e cercheremo comunque di eliminarli per mettere in sicurezza il palazzo. Poi ben venga. Se qualcuno resta in vita lo possiamo arrestare, lo porteranno in centrale, che ne so, gli fanno le domande e ok. Però comunque l'obiettivo adesso è eliminare tutti quelli che stanno lì sopra. Speriamo ragazzi, che vi devo dire. Ok dai. Sono tutti gli ufficiali, i capitani, comunque tutti quelli che stanno seguendo questa indagine. Ok. Infatti mi sono fermato là per fare la presentazione, ma come vedete qua sta un sacco di gente. Ambulanza, pompieri, pattuglie della polizia, giornalisti, c'è di tutto ragazzi. Va bene, andiamo dentro. Vedete, c'è anche il Fiat Fremont. Il Fremont. Siamo arrivati ragazzi, quindi qua come vedete c'è il quartier generale. Eppure lì, come vedete, ci sono un gruppo di Nox, pure loro, che stanno comunque vedendo la mappa di questo palazzo, comunque le diverse vie d'accesso, fuga per esempio, e bla bla bla. Però comunque ragazzi ce n'è solo una, perché non possiamo salire da nessuna parte, quindi dobbiamo scegliere di salire dalla gru, quindi lo faremo lì, da lì. Allora, prendiamoci l'assalto. Ok. Quello lì. E ci prendiamo pure a sto punto uno shotgun. E ci prendiamo pure munizioni e medikit. Ok, perfetto ragazzi, noi siamo pronti. Ok, eccoli qua ragazzi, perfetto. Saliamo lentamente, lentamente, dai, vi aspetto. Perché comunque ci tocca fare tantissima strada ragazzi, non è poco. Non è per niente poco, quindi saliamo. Ok. Ragazzi, guardate quanta strada dobbiamo fare. Adesso penso che faccio un piccolo taglio e ci vediamo direttamente sopra, perché ve l'ho detto, dobbiamo comunque salire tantissime scale qui. Ci vorrà un po' di tempo. Ok ragazzi, noi siamo pronti. Ecco i Vagos, possiamo pure sparare. Fermo, fermo, fermo. Stai giù, stai giù, stai giù. Vai, 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 ragazzi, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Prova a farmi il giro, prova a farmi il giro, ripeto. Prova a farmi il giro, vai, ragazzi, andiamo. Eccoli. Attento, attento. Vai. Ostaggio, eccolo. Vediamo ragazzi, abbiamo degli ostaggi. Accendiamo la torcia. Eccoli. Ce n'è uno qui. Fermo. Fermo, fermo. Fermo. Ok. Attenti. Arrestate questo, arrestate questo. Oh mio Dio, ragazzi. Ok. Vedete le bombe che stavano qua, ragazzi? Aspettate qua, colleghi, ragazzi. Mi vado un attimo ad arrestare pure quell'altro che stava a terra, sempre se non è morto. Mi sa che l'hanno ucciso, sì, mi sa che l'hanno ucciso, ragazzi.
Ok. Va bene, poi ci pensiamo dopo. Ora non posso rianimare nessuno perché non è il nostro compito questo. Questo qua comunque l'abbiamo tratto in arresto, ragazzi, ma non finisce qui. Non finisce qui perché ce ne stanno anche altri sopra di Vagos. Se dobbiamo arrivare anche... Ne abbiamo due. Forse questi qua li possiamo arrestare se facciamo... Silenzio, seguitemi, seguitemi piano. Piano, 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 piano. Fermi! Polizia, fermi! State giù! State giù! Fermi, fermi, a terra, butta l'arma, a terra, subito, subito, state giù. Bravo, arresta. Ti ho detto che devi stare giù, capito? Arrestiamoli, ragazzi, sennò questi qua fanno sempre così. Ok, arrestiamo pure questi due. E ora, ragazzi, si interviene, ora bisogna sparare. State giù, state giù e non fiatate. Quindi vai, ragazzi, direi che siamo pronti a sparare. Ci proviamo, eh. Vediamo un attimo che succede. Lì c'è uno con l'RPG. Proverei subito così. Colleghi, venite. 3, 2, 1, via. Attenti, 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 attenti. Attenti, attenti, attenti. Prendete copertura. Stanno pure sopra, ragazzi. Stanno pure sopra. Ok. Qua sembra pulito. Ok. Li sento, li sento. Eccolo. Preso, preso, colpito, colpito. Attenti, 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 attenti. Mannaggia, ragazzi, quanti ce ne stanno. Quanti ce ne stanno. Comunque ci tengo a dire una cosa perché poi mi esce l'intelligentone di turno. Ma tu usi invincibilità. Grazie amico mio, hai fatto la scoperta dell'acqua calda. Ok? Ho detto tutto, ragazzi, è una storia questa. È una storia, nel senso non è che siamo qua per dimostrare: oh mio Dio, sono il più forte player di GTA Online. Io vi ammazzo tutti con la vita in rosso. No, io non sono qua per dimostrare questo, ragazzi. Cioè, capite? Che ovviamente possiamo stare pure in 10 della SWAT. Ci fanno fuori tutti, automaticamente. 67 volte in ospedale, automaticamente 67 volte tagli da fare. E non ha senso, non ha per niente senso. Per fare cosa poi? Cioè io questo non capisco, per fare cosa? Per dimostrare che uno come Tabita, cioè, riesce ad ammazzare tutti questi, ed è impossibile. Io, fosse per me, ok, cosa che non si può fare. La vedete questa barra in basso a sinistra? Bam, eliminata. La eliminerei proprio, perché io non sono qua perché devo dimostrare di essere forte. Questi qua non mi ammazzano, no. L'obiettivo è questo. Vediamo se è tutto a posto, se è pulito. Sembra di sì, sembra di sì. Sembra di sì. Questi qua sono tutti praticamente morti. Penso che sia impossibile riuscire a fare qualcosa. Vediamo, io comunque ci provo. Vediamo. Vediamo se riesco a rianimare uno di questi, ma cosa impossibile. No, no, ok. Questo qua è morto. Ok, però ne abbiamo arrestati quattro, ragazzi. Non male, non male. Vediamo tipo con questo qui se riesco a fare qualcosa. Ma è impossibile. Comunque non ho subito delle grosse ferite. Anche se a questo qua, ragazzi, se non sbaglio l'avevamo sparato sulla gamba, sulla gamba. Quindi vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Può darsi che è svenuto, come può darsi che è morto. Vediamo. No, no, no. Ok, sono morti, ragazzi, sono morti. Comunque questo qua è in arresto, ragazzi, ovviamente. A questo punto possiamo pure richiedere la SWAT, ragazzi. Vediamo un po', ragazzi. Ho richiesto comunque l'ambulanza, diciamo in elicottero. Vediamo se riesce a fare qualcosa. Dovremmo vederla in qualche modo da qualche parte. Ma come. Eccola qui. Vediamo se riesce a fare qualcosa. Però c'è poco ci credo, ragazzi. Ok, vediamo se riescono a fare qualcosa. Lì c'era un ferito.
give me something. Vabbè, ma non ci credo proprio, ragazzi, che ce la fanno. No, no, non ce l'hanno fatta, ragazzi. È impossibile che qualcuno si riprenda, però ok, se c'è qualcuno che è ancora in vita ci fa piacere, perché lo arrestiamo e gli possiamo fare un sacco di domande, ovviamente. Però non ci credo che siano tutti morti, sì, tutti morti. Comunque, ragazzi, io finisco qua il video, fatemi sapere cosa ne pensate e direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!